Siamo alla cerimonia degli auguri del sindaco di San Gimignano e siamo appunto con Andrea Marrucci per fare un bilancio sul 2023. Che anno è stato? Beh, è stato un anno sicuramente di forte ripresa rispetto agli anni che avevamo alle spalle, con livelli quasi simili, anche se non del tutto, al 2019. È stato un anno importante per quanto riguarda alcuni obiettivi raggiunti, penso agli investimenti sull'impiantistica sportiva. Consegniamo a giorni il nuovo manto del Santa Lucia, abbiamo organizzato un nuovo impianto sportivo per il calcio a 5 ad Olignano, abbiamo riaperto importanti luoghi della cultura come il camminamento dietro le mura e ad ore apriremo quello del torrione di Mangiapecora. Abbiamo lanciato una nuova campagna per riposizionare la destinazione turistica a San Gimignano, puntando sulle persone, la comunità e i nostri valori autentici. Insomma, l'elenco sarebbe lungo e devo dire che tutte queste cose sono state possibili anche perché abbiamo rimesso a posto il bilancio nel luglio di quest'anno, che era stato flagellato dal Covid e dalle sue conseguenze, e questo ci ha ripermesso di tornare ad investire e a fare molte cose in modo più massiccio rispetto ai mesi scorsi. Il 2024 è un anno di elezioni, ma quali sono le prospettive per l'amministrazione comunale? Ma intanto è notizia fresca di queste ore. Ringrazio la mia comunità politica e il Partito Democratico per avermi riproposto ad unanimità come candidato sindaco. Poi naturalmente decideranno i sangiovilanesi, come sempre è successo e come sempre deve succedere in democrazia. 2024 sarà però un anno importante, al netto del rispetto che ho del passaggio elettorale e democratico delle elezioni amministrative del giugno 2024, perché sarà l'anno dell'avvio dei lavori delle grandi opere o dell'apertura di alcune grandi opere. Mi riferisco alla circonvallazione, siamo ormai a poche settimane dalla sua apertura, mi riferisco al fatto che l'anno nuovo partiranno i lavori per il recupero dell'ex ospedale di Santa Fina, con la prima fase, quella della nuova RSA da 40 posti per l'intera Valdezza, partiranno i lavori per il risanamento e la valorizzazione dell'ex carcere di San Domenico, partiranno i lavori che abbiamo già consegnato all'impresa che ha vinto la gara, i lavori da 5 milioni e 8 per il nuovo polo scolastico, la nuova scuola primaria del capoluogo, che è un'operazione non solo di edilizia scolastica ma anche di comunità, perché poi una volta terminati i lavori nella vecchia scuola troveranno sede tutte le associazioni sangiovilanesi. Sarà anche l'anno, mi auguro, dell'affidamento dei lavori per la riapertura del Teatro delle Gerie, e sarà anche l'anno per l'apertura di un nuovo polo museale, un nuovo luogo della cultura a San Gimignano, ingrandito, ammodernato, efficientato, quale quello dell'ex Conservatorio di Santa Chiara.